Tensione nel governo per il caso Russia. Conte conferma la fiducia in Salvini ma chiede trasparenza. Di Maio invita l'altro vice premier a riferire in Parlamento. Pressing del PD sui presidenti delle Camere. Oggi intanto entra nel vivo l'inchiesta dei PM di Milano con il probabile interrogatorio di Gianluca Savoini, finora unico indagato per corruzione internazionale. Presto potrebbero essere ascoltati anche l'avvocato Meranda e il consigliere di Salvini Claudio D'Amico. Sono 4 i pretendenti al ruolo di socio nel consorzio che punta a rilanciare l'Italia. Tra le offerte pervenute ieri sul tavolo di Mediobanca c'è anche quella di Atlantia, oltre al gruppo Toto, all'Otito e al patron della compagnia colombiana Avianca. Oggi prima valutazione da parte del consiglio di amministrazione FS, mentre ci sarà più tempo per le proposte vincolanti e le offerte finali. È morto anche Simone, il secondo bambino falciato dalla SUV a Vittoria, nel Ragusano. I funerali saranno affidati dalla procura a un'agenzia funebre al di sopra di ogni sospetto. Il padre di Alessio, il cuginetto che era morto sul colpo, chiede giustizia. Non voglio che l'assassino sia libero tra 2 o 3 anni. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto per Rosario Greco, figlio del boss locale. In una finale memorabile, la più lunga della storia di Wimbledon, Djokovic ha piegato Federer al tie-break del quinto set dopo quasi 5 ore di battaglia e dopo aver annullato 2 match point. Sul circuito di Silverstone, Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna davanti al compagno di scuderia Bottas e alla Ferrari di Leclerc, Vettel solo 15esimo. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. In primo piano lo avete sentito dai titoli ancora la vicenda dei presunti finanziamenti illeciti della Russia alla Lega con il duplice fronte, quello giudiziario e quello politico. Sul fronte giudiziario oggi dovrebbe essere sentito dai PM di Milano Savoini, l'uomo chiave al momento di tutta questa vicenda, mentre c'è tensione nel governo a partire dalla presa di distanza di Conte proprio da Savoini con il Movimento 5 Stelle, che non lo chiede esplicitamente, ma comunque Di Maio ha fatto capire che sarebbe opportuno che Salvini andasse a riferire in Parlamento, così come chiesto dal Partito Democratico che ha avanzato anche una richiesta di dimissioni attraverso Gentiloni. Salvini dal canto suo ostenta sicurezza e va avanti per la sua strada. Facciamo il punto. È atteso per oggi a Milano l'interrogatorio di Gianluca Savoini. In tribunale davanti ai PM Savoini dovrà spiegare cosa accadde e chi era presente lo scorso ottobre all'incontro all'Hotel Metropol, durante il quale l'ipotesi di corruzione internazionale si sarebbe provata a chiudere un affare che comprendeva la vendita di una partita di petrolio che avrebbe nascosto un finanziamento alla Lega. Atteso in giornata in tribunale un altro partecipante all'incontro, l'avvocato Meranda, e anche probabilmente il consigliere del leader leghista D'Amico, entrambi non indagati. La vicenda del Metropol però accende gli animi all'interno della maggioranza. Di Maio apre alla richiesta del Partito Democratico, con Zingaretti che ieri ha chiamato al telefono i 2 presidenti delle Camere e che vorrebbe che Matteo Salvini riferisse in aula sull'affare del presunto finanziamento. Se il Parlamento chiama deve chiarire, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la Costituzione, dice il capo politico 5 Stelle. Una presa di distanza nei confronti dell'alleato in evidente difficoltà, seguita da quella del Premier Giuseppe Conte. Ho fiducia in Salvini ma dobbiamo trasparenza, le parole del Premier, che viene raccontato addirittura sbigottito per la gestione del caso da parte del suo vice leghista, dal modo in cui ha preso le distanze da Savoini al tentativo di minimizzare tutta la vicenda. Non aiuta a rasserenare gli animi l'appuntamento di oggi, fissato da Salvini al Viminale con le parti sociali per discutere della prossima manovra, liquidata dallo stesso Conte come iniziativa politica che non rappresenta tutto il governo. Da parte sua Matteo Salvini non cambia linea sulla vicenda russa. Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, dice. Il resto non mi interessa, mi suona lontano. Salvini continua a parlare di fantasia e di riferire in aula non ha intenzione. Di cosa dovrei parlare? Di cene, dice ai suoi, mentre in pubblico ribadisce: attendiamo sereni e tranquilli la fine dell'inchiesta. E sul fronte economico oggi è una giornata importante per quanto riguarda il futuro di Alitalia, perché il CDA delle ferrovie prenderà in considerazione le offerte che sono pervenute. Vediamo. Entro domani si dovrà scegliere tra le offerte pervenute e mettersi al lavoro per avviare il confronto con i dipendenti per chiudere l'accordo sindacale. Voglio essere l'ultimo ministro che si occupa di Alitalia. Torniamo a farla volare in tutto il mondo a testa alta.
È il commento del ministro Di Maio a chiudere la giornata di ieri, quella in cui sul tavolo di Mediobanca, l'advisor di FS, sono arrivate le offerte di Atlantia, la holding del gruppo Benetton, di Toto, del presidente della Lazio Claudio Lotito, e di Efremovic, amministratore della compagnia aerea colombiana Avianca. Tutto secondo copione, insomma, i gruppi interessati a entrare nel consorzio che dovrà rilanciare la ex compagnia di bandiera sono quattro. In queste ore le loro offerte vengono valutate e alle 12.30 saranno analizzate sotto il profilo industriale e finanziario dal CDA delle Ferrovie, convocato alle 12.30. Quindi verranno sottoposte al Ministero per lo Sviluppo e ai commissari di Alitalia. Impossibile tuttavia che la vicenda possa chiudersi oggi. Le proposte infatti non sono vincolanti e tutti i soggetti sarà concesso più tempo per metterle a punto, soprattutto ad Atlantia, entrata in partita pochi giorni fa su insistenza di Delta, che altrimenti si sarebbe ritirata. Lecito ipotizzare che la soluzione definitiva possa arrivare a fine estate. Di certo Ferrovie avrà il 35%, il 15% invece spetterà al Ministero dell'Economia, stessa quota a Delta, che però potrebbe salire in un secondo momento. Il resto della torta dovrebbe andare quindi ad Atlantia, che metterebbe nel piatto 300 milioni, senza escludere una partecipazione anche del gruppo Toto, che come noto è spinto dai 5 Stelle, al contrario della holding dei Benetton, con la quale è ancora in atto lo scontro per il crollo del ponte Morandi. A Torino oggi è il giorno della verità per la sindaca Chiara Appendino dopo la decisione degli organizzatori del Salone dell'Auto di Torino di trasferire la manifestazione. Vediamo. La resa dei conti oggi in Consiglio Comunale a Torino è un messaggio chiaro alla sua maggioranza. La sindaca Chiara Appendino in Sala Rossa giocherà a carte scoperte. Il trasloco del Parco Valentino Motor Show a Milano segna forse la spaccatura più forte all'interno dei 5 Stelle durante il suo mandato di primo cittadino. Così all'ordine del giorno in Consiglio a Palazzo Civico ci saranno per prime le comunicazioni della sindaca. Tra le ipotesi più concrete la possibilità di un passo indietro oppure restare ma con pieni poteri ma senza la pressione dell'ala pentastellata oltranzista, di fatto togliendo le deleghe al vice sindaco Guido Montanari, da sempre contrario alla presenza del Salone dell'Auto nel polmone verde al centro della città. Non è la prima volta che l'Appendino deve difendersi dal gruppo dei dissidenti tra i 5 Stelle, contrari ai grandi eventi nel capoluogo piemontese, a loro dire in nome del rispetto dell'ambiente. La perdita del Salone dell'Auto dopo la resa sulla candidatura olimpica del 2026 a favore di Milano è davvero troppo. Nonostante il sostegno incassato venerdì dal leader Luigi Di Maio, la sindaca è determinata a riorganizzare la sua maggioranza anche in modo estremo. Tra le indiscrezioni dell'ultima ora, anche un ministero per l'Appendino in ottica futura. Intanto sull'amministrazione locale grillina pesa anche ciò che accadrà con la TAV. La scadenza del 26 luglio è vicina. Il governo dovrà decidere come intende procedere sull'alta velocità Torino-Lione, perché in ballo ci sono i fondi europei sui quali Bruxelles ha più volte chiesto spiegazioni all'Italia. Sulla TAV il movimento fa sapere che la linea non cambia e 5 Stelle restano no TAV. La discussione sull'opera nel contratto di governo e con la Lega favorevole è uno dei punti più spinosi di una convivenza forzata, perché di fatto a questo punto fermare il cantiere potrebbe davvero costare molto di più che finirlo. Adesso ci spostiamo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove è morto anche il secondo bambino che era stato travolto da un SUV mentre giocava con il cuginetto fuori di casa. I genitori chiedono giustizia. Si svolgerà nelle prossime ore a Ragusa l'udienza di convalida dell'arresto per Rosario Greco, 37 anni, rampollo di mafia, l'autista del SUV nero, che giovedì scorso in una stradina del centro di Vittoria a tutta velocità si è scagliato addosso a due cuginetti di 11 e 12 anni che stavano giocando, uccidendoli. Figlio di un boss, Elio Greco, il re degli imballaggi, imprenditore finito in carcere, Saro dopo l'incidente è scappato insieme agli altri tre che erano a bordo, due con precedenti penali. Poi la polizia lo ha fermato e accusato di duplice omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze, a precedenti penali per porto abusivo di armi e traffico di droga. Nel SUV sono stati trovati uno sfollagente e una mazza da baseball. Ieri, mentre si svolgevano i funerali di Alessio, il ragazzino stroncato sul colpo, è arrivata la notizia della morte dell'altro cuginetto che era rimasto ferito, aveva perso le gambe, era stato portato in elisoccorso al policlinico di Messina,
c'era una flebile speranza, ma non ce l'ha fatta. Per le sue esequie saranno le forze dell'ordine a scegliere l'agenzia funebre per evitare il paradosso, chiamiamolo così, successo ai funerali di Alessio, le cui onoranze sono state affidate ad un'impresa in cui lavora un imputato sotto processo per mafia assieme ad Angelo Ventura, uno degli occupanti del sub killer che ha travolto i due bambini uccidendoli. E intanto è caccia all'uomo che a Savona ha ucciso l'ex moglie e ha ferito altre tre persone. Era stato già condannato per stalking, un omicidio annunciato. È armato e non ha nulla da perdere. È ancora in fuga Domenico Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesio con 5 colpi di pistola durante una serata di karaoke a Savona. Erano passate da poco le 22:30 quando il 54enne, passando per la spiaggia, ha raggiunto lo stabilimento balneare Acquario, dove la donna, una cantante di 39 anni, stava animando la serata. Tre parole lapidarie: ti ricordi di me? Poi il killer ha aperto il fuoco, Deborah non ha avuto scampo. Nella sparatoria sono rimaste ferite due donne, un proiettile ha colpito di striscio anche una bambina, fortunatamente già dimessa. Poi il killer si è dileguato, potrebbe essere fuggito in Francia, il confine è a meno di un'ora di macchina dal luogo del delitto, ma secondo gli inquirenti non è da escludere che l'uomo si sia tolto la vita dopo il gesto efferato. In ogni caso quello di Deborah è l'ennesimo omicidio annunciato, l'ex marito pluripregiudicato, in passato aveva patteggiato 3 anni e 2 mesi per stalking e dopo 2 anni di carcere aveva trasgredito per ben 2 volte il divieto di avvicinarsi all'ex moglie. Nel 2015 era arrivato persino a bruciare il locale di lap dance Follie di Altare nell'entroterra savonese, gestito dalla donna. Anche se Massari non si faceva vedere da un anno, Deborah si sentiva in pericolo, lo aveva confidato alle amiche, si era iscritta a un corso di difesa personale e aveva preso un porto d'armi per il tiro sportivo. Ed è appena giunto un aggiornamento proprio su questa notizia, perché si è costituito Domenico Mimmo Massari, l'uomo appunto che sabato sera ha ucciso la moglie a colpi di pistola. A quanto si apprende, si è presentato spontaneamente nel carcere di Valle Ermea a Sanremo poco dopo la mezzanotte dicendo di essere l'assassino della donna. Aveva con sé una pistola, probabilmente quella usata per uccidere l'ex. L'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine senza avvocato e al momento si trova in stato di fermo in attesa dell'interrogatorio dei PM. E noi ci spostiamo intanto a Parigi, perché ieri è stata una giornata di grande tensione con scontri in occasione dei festeggiamenti per il 14 di luglio. Vediamo. 14 luglio, complicato quello celebrato ieri da Macron, terza festa della Bastiglia per lui da presidente, 230° anniversario per la storia di Francia. Fra misure di sicurezza ingenti e una parata militare all'insegna della cooperazione europea, ha sfilato tutta la grandeur di Francia, soldati, veicoli, aerei, elicotteri, invitati d'onore, Angela Merkel, nessun tremore questa volta per fortuna, il presidente uscente della Commissione europea Juncker, il segretario generale della NATO Stoltenberg. Ma già al passaggio della macchina militare su cui viaggiava il presidente è salita la tensione. Sono partiti fischi e un coro di voci, dimissioni, dimissioni e palloncini gialli, simbolo delle proteste che da un anno tengono sulla graticola il governo francese. In poco tempo, su quegli stessi viali, lo scenario è cambiato radicalmente. I manifestanti, per la maggior parte gilet gialli, hanno abbattuto le transenne. Cominciano gli scontri con le forze di sicurezza, si alzano barricate e fuochi. La polizia evacua la zona, disperde con i lacrimogeni i manifestanti. Le violenze portano a 175 fermi, fra i quali anche quello di 2 conosciuti ex portavoce del movimento. L'allerta era stata alta anche per la semifinale di Coppa d'Africa tra Algeria e Nigeria. Nei quarti di finale di 3 giorni fa, tensioni e danni provocati dai tifosi algerini avevano portato decine di fermi. Insomma, in terra qualche contraccolpo, resta almeno l'annuncio fatto da Macron sulla creazione di una forza militare dello spazio, con nuove minacce da fronteggiare, ha detto il presidente, che ha fatto della difesa uno dei temi chiave del suo mandato. Da settembre anche la Francia si lancia in un'operazione che si preannuncia costosissima, come a voler inseguire Washington e Pechino, che in questo campo hanno già fatto grandi passi avanti. Andiamo negli Stati Uniti, dove è scattata la caccia agli immigrati illegali che era stata annunciata da Donald Trump.
Negli Stati Uniti è scattata la caccia agli immigrati illegali. Nel mirino degli uomini dell'ICE, l'agenzia governativa per il contrasto all'immigrazione clandestina, ci sarebbero 2.000 persone, ma pare che quelli in corso non siano i raid massicci promessi dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riferito da alcune associazioni per la difesa dei diritti civili, i controlli sarebbero limitati e contenuti, simili a interventi di routine. L'annuncio da parte di Trump delle operazioni dell'ICE avrebbe messo a rischio i raid, condotti in genere in gran segreto. Nelle metropoli interessate la tensione è altissima. Atlanta, Baltimora, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles e ancora Miami, New York e San Francisco. Il presidente americano intanto scatena nuove discussioni con una serie di tweet proprio sull'immigrazione. Si scaglia senza mai nominarle contro il gruppo di parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez, poi contro la speaker della Camera, Nancy Pelosi. È così triste vedere i democratici difendere persone che parlano male del nostro paese e chiamare i loro avversari razzisti e disgustosi. Scrive Trump. Immediata la replica delle interessate, Pelosi inclusa. Respingo i commenti xenofobi del presidente. Invece che attaccare membri della Camera, dovrebbe lavorare con noi per politiche dell'immigrazione che riflettano i valori americani. Lo sport, partiamo dal tennis con la finale memorabile di Wimbledon e la vittoria di Djokovic. Persino gli dei tremano e alla fine si arrendono al più grande e coraggioso degli umani dotati di racchetta. Quando Roger Federer sull'8-7 al quinto set ha sbagliato due match point, è stato chiaro che Prometeo Djokovic avrebbe impedito l'accadimento dell'evento che sembrava scritto dopo la vittoria dello svizzero su Nadal in semifinale. Il trionfo numero 9 a Wimbledon a un mese scarso dal compimento dei 38 anni di età, record assoluto per i tornei dello Slam. Il serbo di gomma ha dovuto però superare tutte le colonne d'Ercole del tennis moderno, costretto dall'avversario ad arrivare fino al tie-break definitivo che a Wimbledon è stato introdotto sul 12 pari del quinto set. Ed è stato solo nel tie-break finale, il terzo vinto dal serbo nel match, che si è compiuta l'opera. 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12, quando la finale era già diventata da un pezzo la più lunga della storia di Wimbledon, 4 ore 57 minuti. L'impresa di Djokovic al quinto trofeo sull'erba londinese, ottenuto per la terza volta fermando lo svizzero, è ancora più straordinaria proprio per la dimensione dell'avversario sconfitto. Federer, che ha tentato di opporre tutta la sua classe alle capacità di assorbimento di Djokovic, forse avvantaggiato da un percorso più leggero nel corso del torneo, ha alla fine vinto più punti, ha piazzato 40 colpi vincenti in più del serbo, 94 a 54, ha servito meglio e corso di più, perdendo la partita in realtà per i 10 errori non forzati, tutti pesantissimi. Djokovic torna così per il secondo anno consecutivo sul trono di Wimbledon, ribadendo la sua posizione di numero uno del ranking, mentre Roger Federer esce dal suo giardino di casa lasciando tutti i tifosi con il fiato sospeso. Potrebbe essere stata davvero l'ultima volta del dio del tennis dentro il tempio. E lo spettacolo non è mancato neanche al Silverstone con la Formula 1, anche se c'è stata la conferma di un'altra stagione al vento per la Ferrari. In questo tormentato 2019 i tifosi della Ferrari non dovranno neanche attendere la pausa di agosto del Gran Premio d'Italia per poter dire addio alle chance di vittoria finale. La doppietta Mercedes di ieri, la settima su 10 gare stagionali, ha chiuso il discorso campionato lasciando qualche dubbio soltanto sulla lotta per il titolo piloti. Ma certo non sarà semplice per Valtteri Bottas assorbire lo schiaffo incassato all'ultima tornata con il punto del giro più veloce passato nel già ricchissimo carniere di Hamilton. Ma è dell'involuzione di Sebastian Vettel che si avrà tempo di parlare, da qui sino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi il 1° dicembre, soprattutto perché nel contratto fra il 4 volte campione del mondo ed il team è previsto un addio prima della naturale scadenza, fine stagione 2020. Non sarà affatto semplice per lo Stato Maggiore di Fiorano capire quanto possa risultare conveniente una rottura rispetto ad un'altra stagione piena di punti interrogativi. Va tenuto fuori da questa valutazione l'impatto, anche ieri devastante, sul morale di Vettel, del compagno di squadra, un Leclerc, efficacissimo anche a Silverstone. Il podio conquistato alle spalle di Hamilton e Bottas, in apparenza, non è altro che la conferma dell'esito delle qualifiche, ma in realtà il giovane talento ferrarista si è meritato il terzo posto grazie ad una prestazione mostruosa, con duelli all'arma bianca che hanno reso incandescente e spettacolare il Gran Premio. Per Leclerc la prima vittoria della carriera era matura già 2 settimane fa in Austria, ma se arriverà a fine mese in Germania, a masticare amaro non sarà soltanto la coppia Mercedes. Ed è tutto per questa edizione, vi auguro una buona giornata.